Ciao a tutti, io sono Svetlana Marongiu e questo è il nostro canale di YouTube, il canale di Victoria e Svetlana Marongiu. In questo video vi faccio vedere come realizzare questa gonnellina fatta a ferri che io ho fatto per la mia nipotina di quasi 2 anni usando il filato che si chiama Miracle di Schackenmayr, ma io ho avuto in omaggio di azienda Metz Cucirini Italia. Questo filato la sto lavorando per la prima volta, mi è piaciuto per dire la verità tanto, cotone molto morbido. Qui abbiamo, guardiamo etichetta, qui abbiamo 100% cotone, 200 grammi, dov'è? 200 grammi e 800 metri. Per gonnellina ci sono volute 50 grammi. Qui consigliano ferri 3 mezza 4, invece io ho usato per tutto il lavoro, ho usato ferri numero 2,5 e per fare elastico, questo qua è elastico tubolare, ho usato ferri numero 2. Ok, per come fare questo bordo campanella, io vi faccio rivedere in questo video come lavorare in tondo. Se qualcuno di voi vuole fare dritto e rovescio, quindi troverete link del video che ho fatto in precedenza usando questo filato. Link troverete, ricordate, sempre o in angolo destro del vostro PC oppure nell'info box sotto questo video. Ok, questa lavorazione è molto semplice. Poi, dopo aver fatto il bordino, ho proseguito, diciamo, mantenendo il punto una maglia a dritto e 3 maglie a rovescio. In quanto filato è piuttosto colorato, quindi ho deciso di non fare altro punto e proprio come finisce campanella, proseguiva fino alla fine questa linea. Io la gonnellina ho stirato, se non dovessi stirare rimaneva un pochino, diciamo, come elastico, un pochino più fitta. Poi ho inserito qua elastico con le asole, che è molto comodo in quanto si può sempre controllare la larghezza della vita di una bambina. Ok, spero che questo progetto vi piace e noi passiamo subito al lavoro. Per iniziare ogni nostro progetto, noi dobbiamo fare il campione. Io ho deciso di fare una gonnellina per mia nipotina e voglio usare questo bordino campanella, quale vi ho fatto già vedere. Sul nostro canale c'è il video proprio come fare questo bordino. Vi faccio vedere come lavorare dritto e rovescio. Link di questo video troverete o nell'angolo destro del vostro PC e ricordate che altre informazioni per quanto riguarda lavoro che sto svolgendo voi potete sempre trovare nel info box sotto il video. Ok, per fare il mio lavoro userò il filato che si chiama Miracle. Questo filato io non ho mai provato, io ho avuto in omaggio da azienda Metz Cucirini, che ringrazio tantissimo, è una bella occasione di provare. Chi di voi ha provato questo filato, scrivete le vostre opinioni nei commenti, sarò contenta di leggere. La mia opinione vi dirò dopo aver fatto lavoro. Ok, quindi qui abbiamo il filato che si chiama Miracle. Vedete, l'edizione limitata, gomitolo da 200 grammi 800 metri. Qui consigliano ferri uncinetto 3,54. Io vi spiegherò cosa userò io. Come metraggio abbiamo 800 metri, vi ho detto. Composizione, qui abbiamo 100% cotone. Ok. Quindi io questo campione inizialmente ho provato
a fare con ferri numero 3 e vedete è troppo molle e non mi soddisfa. Quando ho fatto questo bordino io ho proseguito con ferri numero 2,5, anche questo è molto morbido, ma va bene anche questo, questa misura. Quindi per mio lavoro userò ferri numero 2,5. Io userò ferri, inizialmente userò ferri di prim 2,5 con 80 cm di lenza, quindi questi qua. Dopodiché, se vedo che è troppo lunghi, cambio la misura dei ferri, quindi userò o 40 o 60. Ok, quindi partiamo con il nostro calcolo. Vi consiglio a guardare questo video dove spiego proprio dall'inizio alla fine come fare questo punto, in quanto qui dritto rovescio io userò ferri circolari, quindi lavorerò in tondo. Ok, per iniziare il nostro lavoro noi qui abbiamo avviato numero di mali multipli a 12, ok, più 3 mali per la simmetria e 2 mali di vivagno. In caso mio, se lavorerò in tondo, sia mali per simmetria del punto che mali di vivagno non mi servono, quindi io devo avviare all'inizio numero di mali multipli a 12. Però l'inizio è una cosa, ma io devo vedere il risultato finale in quanto voglio proseguire con la gonnellina. Quindi quando io termino il mio bordino, risultato finale io avrò 4 maglie, ok? E da questi 4 maglie io devo fare calcolo. Qui userò adesso questo righello molto comodo, sempre di Milward, che io prendo da azienda Metz Cucirini Italia. Ok, quindi io devo vedere i miei 4 maglie. Miei 4 maglie, vedete, una maglia a dritto e 3 maglie a rovescio, e mi risultano 4 maglie 1,5 cm. Ok, adesso prendiamo il nostro quaderno e facciamo i nostri calcoli. Quindi 4 maglie mi risultano 1,5 cm. Ok. Dopodiché noi dobbiamo prendere la misura. Se io voglio fare una circonferenza, scriviamola così, disegniamola così, in circa 50 cm. 50. Siccome sto facendo per una bambina di quasi 2 anni, quindi misurate circonferenza e ottenete la vostra cifra. Ok, quindi centimetri scriviamo sotto centimetri. 50 centimetri. Quanti mali devo avere io per questi 50 centimetri? Adesso facciamo il nostro calcolo. Quindi x uguale 4 mali per 50 centimetri e poi diviso 1,5. Adesso prendiamo la calcolatrice e facciamo questo calcolo. Quindi 4 per 50 centimetri diviso 1,5. Vedete, io qui ne ho 133,33. Quindi io qui devo avere 133 mali. Ok, scriviamolo 133. Arrotondiamo questi dopo virgola. Ok. 133 è il risultato finale, quindi 133, disegniamola così, è questo. E qui noi abbiamo 4 mali, quindi 133 io divido a 4, in quanto poi noi abbiamo 4 maglie, il risultato è questo qua, 4 maglie, per capire, noi abbiamo 33 rapport, ok? 133 ho diviso a 4, abbiamo 33 rapport. Scriviamolo così per capire, ok?
E questo è il risultato dopo aver fatto il bordino. Però noi dobbiamo capire quanti mali dobbiamo avviare per avere questo bordino campanelle, ok? Scusate, non sono molto brava a disegnare, ma per farvi capire va bene anche così. Quindi 33 rapport io devo moltiplicare a 12, quindi 12 è all'inizio mali che dobbiamo avviare per ogni rapport. Quindi 33, facciamolo, 33 moltiplicare a 12, io ne ho 300. Allora, moltiplicare a 12 mi risulta 396 maglie. Quindi all'inizio, per avere questo bordo, io devo avviare 396 maglie più una maglia per chiudere in tondo il mio lavoro. Quindi io devo avviare inizialmente 397 maglie, ok? Allora, cosa vi voglio dire? Dopo, sotto ogni video, quando io faccio qualche lavoro, tanti di voi mi fate le domande: quante mali devo avviare per una bambina di 4, 5, 12 anni? Io a questa risposta, a questa domanda, non vi posso dare risposta, anche se io con tutto il mio cuore vorrei aiutarvi. Per questo io vi spiego ogni volta come fare il calcolo, in quanto io non posso sapere che filato voi usate per fare il vostro lavoro. Poi ognuno di noi c'è la densità del lavoro diversa, quindi vi consiglio pienamente imparare una volta per sempre a fare un campione. Non vuole tanto tempo per fare un campione e fare questi calcoli. Per esempio, guardate qui, consigliano fare 3,5 e 4. Io ho fatto il mio campione per mia densità del lavoro, io userò 2,5, quindi voi potete usare tranquillamente quello che ritenete giusto quando fate il vostro campione. E vedete, per esempio, questo non vi piace, fate con un ferro o più largo o più stretto per ottenere il risultato che serve a voi. Quindi ragazze o ragazze, tutti i miei cari spettatori, io vorrei che voi imparate una volta a fare questo calcolo e vi troverete molto comodo per non sbagliare a fare i vostri lavori. Quindi fate il campione. Certamente ancora meglio se voi lo lavate questo campione e poi misurate prima e dopo, perché ogni filato dopo lavato può essere o ristretto o si allarga, quindi questo anche bisogna prendere in considerazione. In caso mio, io ho preso 2 cm in più in quanto il lavoro estivo, e poi forse durante il lavoro io parto da giù. Poi qui posso anche diminuire per stringere l'elastico, in quanto faccio un elastico a gonnellina, quindi per il mio lavoro va bene questa cifra. Ok, quindi io avvio 397 maglie e poi ci rivedremo. Ho avviato 397 maglie, in quanto 396 mi servono per rapport e una per chiudere in tondo il mio lavoro. Prima di partire col nostro primo giro, vi consiglio di mettere in questo modo, vedete come ho messo io tutte le maglie, questo inizio del giro, questa prima maglia, questa ultima, e vi dovete essere sicuri che tutti i mali guardano, vedete, in caso mio, dentro del lavoro, in quanto non devono essere raggirati. Assicuratevi più volte che poi le mali sono tante, quindi meglio che prima di partire di essere sicuri che tutti i mali sono dritti, ok? Ok, io ho controllato più volte, i miei mali sono tutti dritti. Adesso prendiamo il nostro lavoro e chiudiamo in tondo il nostro lavoro. Ok, come chiudere in tondo vi ho fatto vedere già tante volte,
e quindi vi faccio vedere un'altra volta. Ok? Cosa facciamo? Avviciniamo prima e ultima maglia, ok? Prendo prima maglia, la sposto e a cavallo, ma lì sono tante, paura di perderle, ok? Quindi passo ultima maglia sopra prima maglia, ok? Piano, in questo modo cerco di non perdere nessuna maglia, dopodiché tiro la codina e rimetto questa maglia al suo posto. Ok, quindi fate attenzione di non perdere nessuna maglia, in quanto poi ci troviamo male con il nostro rapport. Quando abbiamo chiuso in tondo il nostro lavoro, prendiamo un marker e mettiamo per segnare il nostro inizio e fine del giro. E partiamo subito col primo giro. Il nostro primo giro è questo qui, quindi 3 mani a rovescio, quindi metto filo davanti al lavoro e faccio una, due, ok. Dopodiché faccio 9 mani a dritto, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Ok, ho lavorato 12 maglie. Questo uno del mio rapport che serve per le mie campanelle. Ricordiamo che in caso mio io devo avere 33 di questi rapport. Quindi io vado avanti con lavoro ripetendo sempre 3 maglie a rovescio, una, due e tre. E dopodiché faccio 9 maglie a dritto, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Ok, io in questo modo, ripetendo sempre questo rapport, 3 maglie a rovescio e 9 maglie a dritto, arrivo alla fine di questo primo giro, ok? E poi ci rivedremo. Io sono arrivata alla fine del primo giro, quindi ho fatto 3 maglie ultime a rovescio e devo fare 9 maglie a dritto, quindi 3 ho fatto, faccio una, due, tre, 4, 5, 5, 6, 7, 8 e 9. Io sono veramente contenta che io non ho sbagliato, ho calcolato bene le maglie all'inizio quando ho avviato, quindi a me risultano. Se per esempio a voi risulta che avete sbagliato una maglia e non avete avviato, non disfate un lavoro, prendete una maglia da cui proprio dall'inizio del lavoro. Ok, quando abbiamo terminato il nostro primo giro, dopo questo marker non mi piace, lo cambio, intanto lo sposto, ok? Il secondo giro sarà uguale al primo, quindi noi adesso dobbiamo lavorare 3 maglie a rovescio sopra 3 maglie a rovescio e 9 maglie a dritto sopra 9 maglie a dritto. Quindi partiamo, una, due, tre. Ok,
e 9 maglie a dritto sopra 9 maglie a dritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, così via. Quindi, come si presentano le maglie, noi facciamo il nostro secondo giro. Arriviamo al marker e poi vi faccio vedere il terzo giro. Ok, lavoriamo il secondo giro. Io sono arrivata quasi alla fine del secondo giro e vi volevo dire che tutti i giri pari, secondo, quarto, sesto, ottavo e così via, finché facciamo il nostro bordino, questo campanella, noi dobbiamo fare come si presentano le maglie, come abbiamo fatto in questo secondo giro. Quindi rovescio sopra rovescio, dritto sopra dritto. Ok, termino il secondo giro, mi sono rimaste a fare un paio di maglie. Quindi lavoro a dritto, ok, e adesso io devo spostare il marker, però prima di tutto lo volevo cambiare perché mi trovo meglio con questi marker qua. Ok, quindi partiamo col nostro terzo giro. Nel terzo giro noi cominciamo a fare a creare le nostre campanelle. Quindi prime 3 maglie le lavoriamo a rovescio, 1, 2 e 3. Dopodiché noi abbiamo 9 maglie a dritto e dobbiamo fare in questo modo. Quindi prime 2 maglie noi dobbiamo lavorare insieme inchinati in questo verso. Quindi noi guardiamo verso della maglia. In caso mio io rigiro questi prime 2 maglie in questo modo. Ok, fatto. Dopodiché prendo tutti e due insieme, agganciando parte da dietro della maglia, e le lavoro insieme a dritto. Ok, fatto. Dopodiché lavoro 1 2 3 4 5 maglie a dritto, successive ultime 2 maglie e lavoro insieme a dritto in questo verso. Guardate, non cambio verso della maglia, entro da questa parte e le lavoro due insieme a dritto. Ok, questo è il primo rapport del nostro punto. Ok, nel successivo giro, quindi nel giro numero 4, noi lavoriamo 3 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a dritto. Ok, questo nel successivo giro. Intanto vi faccio vedere ancora come fare diminuzione. Faccio vedere secondo rapport. 1, 2, 3 maglie a rovescio. Dopodiché, prime 2 maglie, vedete come si posizionano le mie maglie, io le devo girare. Quindi 1 2, li prendo e li rigiro in questo modo. Ok, dopodiché entro in queste 2 maglie a dritto, agganciando parte da dietro della maglia in questo modo, e le lavoro insieme a dritto. Fatto. Lavoriamo 5 maglie a dritto, 1 2 3 4 e 5. Ok, ultime 2 maglie di questo secondo rapport io lavoro insieme a dritto entrando in questo verso, vedete, per non girare. Così aggancio 2 maglie e le lavoro insieme a dritto. Ok, e in questo modo noi andiamo a terminare questo terzo giro. Quindi faccio vedere ancora velocemente. 1 2 3 maglie a rovescio, dopodiché io rigiro prime 2 maglie, 1 2, in questo verso. Ok, entro agganciando parte da dietro della maglia e lavoro 2 insieme a dritto. Ok,
5 maglie a dritto, 1, 2, 3, 4 e 5, e ultime 2 maglie da 9 che avevamo, lavoro insieme a dritto, guardate ancora in questo verso. Ok, in questo modo noi andiamo a terminare il nostro terzo giro. Arriviamo in questo punto dall'inizio del giro e, come vi ho detto, il quarto giro noi lavoriamo come si presentano le maglie, quindi rovescio sopra rovescio, dritto sopra dritto. Terminiamo il terzo giro, facciamo il quarto giro e ci vediamo al quinto giro. Io sono quasi arrivata alla fine del quarto giro, ma prima di proseguire vi volevo far vedere una particolarità di questo filato. Guardate, certe volte nei filati di questa azienda noi possiamo trovare questa aggiunta, guardate, questa aggiunta fatta proprio di un filo invisibile. Non è una specialità, ma proprio una comodità di azienda, in quanto voi potete creare le vostre sezioni. Per esempio, io adesso ho iniziato a fare con questo celeste. Supponiamo che non mi piace questo passaggio dal celeste a questo tutto multicolor, io potrei quindi sciogliere questa aggiunta, fare un gomitolino da parte e poi fino a quando non arrivo a un'altra aggiunta. Guardate qui nel gomitolo si vede benissimo, ok? Io ho guardato questa etichetta qui, non lo fanno vedere, ma non è prima volta che lavoro con filate di questa azienda. Se non mi dimentico, vi porto a vedere un'altra etichetta proprio dove descrivono questo modo di per aggiungere il filo. Secondo me, io, cioè, a me non mi dispiace che dopo il celeste va subito questo multicolor, quindi cosa faccio? Io lo disfo questo. Preferisco, volendo si potrebbe anche proseguire in questo modo, ma io voglio eliminare questo filo invisibile e faccio il mio nodo piatto, che preferisco che poi metto via proprio estremità del mio filo. Come fare questo nodo piatto? Io vi avevo fatto vedere, c'è un video a parte, adesso in breve ve lo faccio rivedere. Quindi guardate, metto in questo modo così e poi faccio il mio nodo. Se volete vedere link di questo video, troverete nell'angolo destro sempre e anche nelle descrizioni al video, e vedete il risultato, che il mio nodo è molto molto fine, e quindi quando io proseguo con lavoro poi alla fine del lavoro io questi filini li metto nel lavoro. Ok, quindi questo vi ho detto. Intanto prendo il mio lavoro, quindi come vi ho detto io sto arrivando alla fine del quarto giro. Quarto e tutti giri pari noi facciamo come si presentano le maglie, quindi dritto sul sopra il dritto, rovescio sopra rovescio. Ok, io adesso lo termino. Cosa ho da fare? Qui ho da fare ultime maglie a dritto. Ok, termino questo giro, sposto il mio marker e passiamo a fare il giro numero 5. Giro numero 5, noi continuiamo a creare le nostre campanelle. Ok, quindi 3 maglie a rovescio, 1, 2 e 3. Ok, adesso noi qui abbiamo 7 maglie a dritto, facciamo come abbiamo fatto nel giro numero 3, quindi io prime 2 maglie le raggiro in questo modo,
quindi cambio verso della maglia, dopodiché entro, aggancio tutti e due prendendo parte da dietro della maglia, faccio 2 mali insieme a dritto, ok? Dopodiché noi lavoriamo 1, 2, 3 maglie a dritto e ultime 2 maglie, quindi sesta e settima, noi lavoriamo insieme a dritto prendendo in questo verso, ok? E questo abbiamo fatto il primo rapport di questi 33 che io devo fare, ok? E continuiamo il nostro lavoro in questo modo, quindi 3 maglie a rovescio, 1, 2, 3, ok? Dopo abbiamo 7 maglie a dritto, 2 io cambio verso, ok? Vi volevo dire, io cambio verso in quanto lavoro tutto in tondo. Se voi avete visto questo video dove lavoro dritto rovescio, io prime 2 maglie non le cambio verso, cambio solo quando faccio questa parte della campanella. Guardate come a voi si presentano le maglie, ok? Quindi 3 maglie a rovescio ho fatto, ho cambiato verso della maglia, mi sono distratta un pochino e torniamo al nostro lavoro. Quindi 2 mali insieme a dritto in questo modo fatto, dopo 1, 2, 3 maglie e ultime 2 maglie io le allargo un pochino in questo modo, entro in questo verso, le prendo tutti e due e le lavoro insieme a dritto, ok? Insieme abbiamo fatto il secondo rapport del nostro quinto giro. Ripetiamo velocemente un'altra volta, quindi 1, 2, 3 mali a rovescio, dopodiché 1, 2 cambio verso, 2 insieme a dritto prese da dietro fatto. Guardate, io quando li faccio 2 insieme un po' tiro il filo, dopodiché 1, 2, 3 a dritto e 2 mali insieme che li prendo in questo verso, ok? Così lavorando questi rapport io termino il quinto giro, arrivo fino alla fine. Il sesto giro lavoro come abbiamo fatto il quarto e tutti giri pari come vi ho detto prima. Quindi nel sesto giro cosa faccio? Lavoro 3 maglie a rovescio sopra maglie a rovescio e 1, 2, 3, 4, 5 maglie a dritto sopra le maglie a dritto. Quindi termino giro numero 5, faccio il giro numero 6 e ci vediamo a fare il settimo giro. Io ho quasi terminato il sesto giro, ma prima di andare avanti vi parlavo di queste aggiunte particolari che fanno azienda di proposito. Come potete vedere io sto lavorando già di un altro colore. Se io dovessi decidere di fare che ne so, questo bordino di tutto colore celeste, quindi potevo tranquillamente fare un gomitolino da parte di questo colore e vedete che qui c'è questa aggiunta. Io ho portato un altro gomitolo sempre della stessa azienda di Schenkmeier, dove qui proprio fanno vedere questa particolarità che fanno di proposito. Come vedete qui pure c'è multicolor, per esempio se io devo fare un colore e non mi piace questo arancio, faccio esempio, tranquillamente posso sganciare questa aggiunta, togliere e mettere da parte questo colore che non mi piace. Oppure se voi fate un lavoro e volete avete un paio di gomitoli di questo genere, volete che inizia e finisce con stesso colore, quindi è molto comodo, ok? E noi torniamo al nostro lavoro. Io termino il sesto giro,
Quindi nel giro numero 6 e tutti i giri pari noi facciamo lavoro come si presentano le maglie, quindi io termino il mio rapport, 3 maglie a rovescio e una, due, tre, quattro e cinque a dritto. Ok, sono andata un po' fuori camera, ma quindi ho fatto 3 maglie a rovescio e 5 maglie a dritto. Ok, sposto marker e parto con giro numero 7. Cosa facciamo? Facciamo una, due, 3 maglie a rovescio e anche in questo giro noi facciamo diminuzione. Quindi primi 2 maglie lavoro a dritto insieme, cambio verso della maglia. Questo modo, ok. Dopodiché faccio una maglia a dritto e ultime 2 maglie del rapport li lavoro insieme a dritto in questo modo, ok. E come vedete, le nostre diminuzioni si presentano in questo modo. Vedete questa parte e questa parte, e così via. Adesso abbiamo fatto il primo rapport. E noi continuiamo il giro numero 7 in questo modo. 3 maglie a rovescio, dopodiché cambio verso della maglia, ok? Lavoro 2 insieme a dritto prese da dietro della maglia. Una maglia a dritto e ultime 2 maglie di rapport li facciamo 2 insieme a dritto. Ok? Una, due, tre maglie a rovescio, giro le maglie, faccio due insieme a dritto, una maglia a dritto e due insieme a dritto. Ok, in questo modo terminiamo il giro numero 7. Il giro numero 8 lavoriamo come si presentano le maglie, in caso nostro quindi 3 maglie a rovescio e 3 maglie a dritto. Terminiamo il giro numero 7, facciamo da sole il giro numero 8 e ci vediamo a fare insieme il giro numero 9. Io sono arrivata alla fine del giro numero 8, quindi mi sono rimaste a fare ultime 3 maglie a dritto, 1, 2, 3. Ok, sposto il marker e passiamo al giro numero 9. Ok. Quindi in questo giro noi lavoriamo 3 maglie a rovescio, una, due e tre. Dopodiché dal rapport ci sono rimaste 3 maglie a dritto. Ok, quindi cosa faccio? Cambio verso di tutti e 3 maglie, ok? Vedete che io le rigiro in questo modo, fatto. E dopodiché io lavoro tutti e 3 maglie a dritto insieme con l'unico passaggio. Entro, aggancio parte da dietro della maglia e passo tutti e 3 maglie insieme a dritto. Ok, questo è il rapport del nostro giro numero 9. E come vedete, da 12 maglie iniziale siamo arrivati a 4 maglie. Ok, vi faccio rivedere ancora, quindi una, due, 3 maglie a rovescio, dopodiché giro queste 3 maglie a dritto in questo modo, 1, 2 e 3, fatto. Entro, aggancio tutti e 3 maglie usando solo parte da dietro della maglia e passo insieme a dritto. Ok, in questo modo noi facciamo il giro numero 9. Ancora una volta, quindi una, due, 3 maglie a rovescio, fatto. Rigiro le mie 3 maglie a dritto, una, due, tre, in questo verso. Entro, aggancio il filo e passo 3 maglie insieme a dritto. Ok, terminiamo il giro numero 9. Giro numero 10, noi lavoriamo come si presentano le maglie, quindi lavoriamo una, due, tre maglie a dritto,
dritto, a rovescio, scusate, e una maglia a dritto. Terminiamo il giro numero 9, facciamo da sole giro numero 10 e poi ci rivedremo al giro numero 11. Sono arrivata alla fine del giro numero 10 e adesso passiamo a fare ultime due giri, quindi termino ultima maglia, sposto marker e passiamo a fare il giro numero 11. Giro numero 11 noi facciamo in questo modo, quindi partiamo 1 2 3 maglie a rovescio e maglia a dritto noi prendiamo un giro più giù, quindi non in questo modo, entriamo così proprio in dentro della maglia a dritto del giro precedente, ok, in questo modo, e andiamo a fare tutti i nostri rapport in questo modo, ok, quindi 1 2 3 maglie a rovescio e maglia a dritto, entriamo, guardate, si vede bene, in questo modo, ok, 1 2 3 maglie a rovescio e maglia a dritto, prendiamo un giro più giù, ok, guardate, questo è il nostro undicesimo giro. Dodicesimo giro noi facciamo come si presentano le maglie, quindi in questo caso facciamo 3 maglie a rovescio, una maglia a dritto, e con questo il nostro bordino campanella abbiamo terminato. Dopodiché ognuno di voi, se vuole fare la gonnellina come faccio io, potete proseguire col punto che avete scelto. Io ho deciso di proseguire con lo stesso punto, quindi dopo aver terminato il bordino io vado a fare sempre lavorando in tondo 3 maglie a rovescio e una maglia a dritto e vado a crescere in alto la mia futura gonnellina. Guardate, adesso si presenta in questo modo. Io, perché ho deciso di fare questo punto, quindi poi quando arrivo fino a un certo punto, se vedo che è troppo larga per stringere verso la vite, mi viene comodo eliminare qualche maglia a rovescio che si trova nel mio punto. Invece maglia a dritto mi fa proprio riga verticale bella in alto. Ok, quindi lavoriamo altezza della gonnellina e poi ci vediamo o per diminuzione oppure per fare elastico. Sono andata avanti con il lavoro e adesso la mia gonnellina si presenta in questo modo. Quindi dopo aver fatto questo bordino ho proseguito sempre con 3 maglie a rovescio e una maglia a dritto, lavorando in tondo fino ad arrivare ad altezza che mi serviva. Adesso da dove ho iniziato a questo punto mi misura 27 cm. Ok, io non ho fatto nessuna diminuzione perché prima credevo di farla, adesso ho cambiato idea, non ho fatto nessuna diminuzione. Ok, vedete che per momento siccome si presenta come un elastico un pochino, diciamo, stringe, ma dopo lavato la gonnellina rimane in questo modo. Ok, voi certamente potete avere la lunghezza diversa. Cosa ho fatto? Ho fatto tutto il lavoro con ferri numero 2,5, adesso ho cambiato ferri e ne ho adesso ferri numero 2. Il mio successivo passaggio è fare un elastico, quindi prendiamo il nostro lavoro, mettiamo il nostro marker all'inizio del giro. Il primo giro del nostro elastico faccio solo una maglia a dritto e una maglia a rovescio. Guardate, qua io ne ho già una maglia a dritto, quindi sarà questa a rovescio, dritto, rovescio, dritto, rovescio. Quindi io devo iniziare da una maglia a rovescio e così parto. Una maglia a rovescio, una maglia a dritto, una maglia a rovescio e una maglia a dritto.
Siccome il mio punto che sto facendo io è multiplo a 4, quindi mi viene più semplice in questo modo. Termino il giro facendo una maglia a rovescio e una maglia a dritto, e dopodiché comincio a fare un elastico tubolare. Ok, terminiamo questo primo giro e ci rivedremo al successivo giro di elastico. Ho quasi terminato questo primo giro diciamo di preparazione, che poi se passiamo all'elastico tubolare quindi non lo ripetiamo più, quindi faccio una maglia a rovescio e ultima maglia a dritto. Ok, adesso sposto il marker e passiamo a fare il nostro elastico tubolare in tondo. Io nel mio video tante volte ho fatto vedere come fare l'elastico tubolare, adesso ve lo faccio rivedere. Quindi noi abbiamo adesso una maglia a rovescio e una maglia a dritto. Per fare l'elastico tubolare, quindi nel primo giro facciamo in questo modo. Maglia a rovescio, la spostiamo con filo davanti al lavoro in questo modo, ok? E maglia a dritto, la lavoriamo a dritto. E di nuovo maglia a rovescio, spostiamo con filo davanti al lavoro e maglia a dritto, la lavoriamo. In questo modo terminiamo il nostro primo giro di elastico tubolare, ok? Quindi rovescio, prendiamo in questo modo filo davanti al lavoro, ok? E maglia a dritto, lavoriamo a dritto e così via. Maglia a rovescio, spostiamo filo davanti al lavoro e maglia a dritto, lavoriamo. Ok, terminiamo il primo giro di nostro tubolare e ci vediamo qua al nostro marker. Sono quasi arrivato alla fine, adesso lo terminiamo insieme il nostro primo giro di tubolare, quindi maglia a dritto la lavoriamo a dritto e maglia a rovescio la trasciniamo con filo davanti al lavoro in questo modo. Ok, maglia a dritto lavoro e sono arrivata alla fine del giro. Sposto marker, nel secondo giro del tubolare facciamo in questo modo: maglia a rovescio la lavoriamo a rovescio e maglia a dritto la spostiamo in questo modo filo dietro al lavoro. Ok, vedete, filo dietro al lavoro, maglia a rovescio lavoriamo a rovescio e maglia a dritto la spostiamo filo dietro al lavoro, quindi rovescio lavoriamo e dritto spostiamo. Ok, e questo sarà il nostro secondo giro del tubolare e poi andiamo a ripetere primo e secondo giro. Quindi se nel primo giro abbiamo trascinato maglia a rovescio senza lavorare, nel secondo giro maglia a rovescio la lavoriamo e maglia a dritto la spostiamo con filo dietro al lavoro, quindi rovescio lavoro e dritto la sposto, maglia a rovescio lavoro e dritto sposto con filo dietro al lavoro. Ok, quindi vado a ripetere il mio primo e secondo giro, parlo del tubolare, faccio 3-4 centimetri non di più. Perché faccio tubolare? Si potrebbe fare anche un elastico semplicissimo 1 a 1, ma siccome la gonnellina è piuttosto morbida, piuttosto leggera, quindi volevo fare elastico tubolare per dare un po' di consistenza al mio lavoro. E poi è un altro motivo: se io avessi bisogno di inserire un elastico per stringere la vite, se sarà grande, elastico tubolare ci permette in quanto si sdoppia, sappiamo tutti. Ok, quindi lavoriamo il nostro elastico e poi vi faccio vedere come chiudo il lavoro.
ho terminato completamente la mia gonnellina, quindi ci siamo rimaste a fare elastico tubolare. Io ho fatto 2,5 cm di elastico tubolare, dopodiché ho chiuso con aiuto di ago e filo. Come chiudere con ago e filo elastico tubolare? C'è un video molto dettagliato da parte che ho fatto, non da recente, quindi se qualcuno di voi vuole chiudere come ho chiuso io in questo modo, troverete il link o nell'angolo destro del vostro PC, oppure ricordate che nell'info box sotto il video ci sono tutte le iscrizioni a qualsiasi punto oppure a qualsiasi materiale che stiamo usando. Ok, allora in tutto adesso la mia gonnellina misura 26 centimetri in lunghezza. Adesso me lo scrivo perché certamente dopo lavato voglio vedere. Ok, quindi qua abbiamo 26 e come larghezza adesso vediamo, in quanto io quando lavoro molto largo, quindi lavando io voglio anche allargare un pochino. Ok, quindi vediamo la differenza prima e dopo lavato. Adesso mi risulta 29 centimetri e anche questo io segno adesso, quindi qui 29. Ok, qui volevo tornare ancora all'elastico. Siccome io qui non ho fatto né aumenti né diminuzione, io ho fatto elastico tubolare in quanto è vuoto dentro, quindi io credo di inserire un elastico per stringere un pochino se avremo bisogno. Ok, quindi io adesso lavo la gonnellina, non lo so se la stiro, ma in ogni caso lavo e asciugo così in piano, come stesa in piano, come vi faccio vedere adesso. Se volete un pochino allargare, quindi mentre bagnate tirate, ma fate attenzione di non rovinare completamente il lavoro, quindi tirate con attenzione e anche in lunghezza se necessario. Se no fate attenzione a quando la lavate e bagnata. Se volete che il punto si raddrizza un pochino e non sia allargato, quindi così con le mani fate aggiustare il vostro lavoro. Ok, io lavo, si asciuga e vi faccio vedere il risultato finale. E così si presenta la gonnellina terminata. Dopo aver lavato ho abbellito un pochino con le roselline. Qui solo da parte del davanti ho messo le roselline di questo verdino teno e celestino proprio in cima di campanella, e poi ho inserito qua elastico con le asole. È molto comodo soprattutto per bambini, in quanto io per esempio non ho ancora misurato alla mia nipotina questa gonnellina, quindi ho lasciato un pochino più lungo. Volendo certamente si può modificare, quindi tirando e stringendo elastico e spostando asola. Si presenta in questo modo. Certamente bottone ho messo io, così è molto comodo, ripeto che per bambini è proprio molto comodo. Ok, per quanto riguarda le misure, dopo aver lavato la gonnellina non ha cambiato la misura, quindi come ho misurato all'inizio così è rimasta. L'unica cosa che ho fatto, un pochino ho stirato per appiattire proprio il lavoro, anche se non mi piace mai stirare lavori fatti a maglia oppure a uncinetto, però qui rimaneva come elastico. Ok. Quindi lavoro terminato. Il peso di gonnellina è 50 grammi, quindi da questo gomitolone da 200 grammi mi è rimasto 150 grammi. Ok, spero che questo video vi è piaciuto, è stato chiaro. Noi ci vediamo presto, vi saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao.